No, dato basta. Che sono fortunata e viene spesso il mio ospite, io questa cosa non solo l'avevo capita, ma l'avevo pure registrata. Se poi però c'è una Leopolda di 3 giorni, ma chi se ne frega della Leopolda? È un gruppo di persone che si incontrano una volta l'anno dicendo che sono i più bravi, i più fighi, i più simpatici, che quello può andare in Arabia Saudita, se la suonano e se la cantano, che se quello là gli dice che i 5 Stelle fanno schifo, dicono che fa schifo, se dicono che bisogna allearci, dicono che bisogna allearci, se gli dicono che il cielo è viola, può aver... Ma non è una setta, è un gruppo di persone che parla solo di quello che dice il loro leader, ma chi se ne frega di quello che dice il loro leader, ma parliamo di quello che va fatto per l'Italia. Se poi loro una volta all'anno si vogliono incontrare invece di andare a fare una vacanza insieme, si incontrano tra di loro e ti dicono quanto siamo belli, quanto siamo fighi, quanto siamo coerenti, quanto siamo intelligenti, fatti loro, sono felice allora, per loro, non riguarda me. Caro Renzi, chiaro? Se è l'ascolto ti direi così a occhio che con Calenda è finita proprio. No, non è all'ascolto perché a Dubai a fare una conferenza pagata oggi, sì, quindi non è all'ascolto, no, non è all'ascolto perché non gliene può fregare di meno di ascoltare. È in un paese che, ringraziando Dio, continua a dargli uno spazio mediatico spropositato mentre lui va a guadagnare dei soldi mentre è pagato dagli italiani, con un gruppo di parlamentari che gli dicono se ci alleiamo con Miccicacci va bene, se è Di Maio ci va bene uguale. Parliamo